Dal 4 novembre all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrare è possibile effettuare un tampone che ricerca contemporaneamente tre virus, tra cui il Covid. Si tratta del tampone multiplex, un test innovativo che viene effettuato con impegnativa del medico di medicina generale e che risponde all'esigenza di una diagnosi differenziale. Per tamponi multiplex si indica una tecnologia che viene applicata su un prelievo tampone nasofaringeo, una tecnologia di amplificazione dell'acido nucleico che viene prelevato durante questa operazione eseguita mediante il tampone. Multiplex perché? Perché vado a ricercare la presenza contemporanea di più target. Ossia andiamo a ricercare il virus SARS-CoV-2, l'influenza, il virus influenzale di tipo A e B e il virus respiratorio sinciziale. L'ospedale veronese è tra i primi in Italia a effettuare questo tipo di tampone, che è fondamentale in questo periodo stagionale in cui circolano tutte e tre le patologie virali. Allora, la scelta di eseguire per tutti i tamponi che noi riceviamo in questo laboratorio, una metodica, un approccio di multiplex PCR real time, è quella di poter detectare contemporaneamente questi tre virus in una situazione attuale in cui circolano contemporaneamente anche assieme al SARS-CoV-2 anche l'influenza e il virus respiratorio sinciziali, i quali danno i medesimi sintomi clinici. Quindi abbiamo scelto di fare una diagnostica differenziale. Da un lato per aiutare immediatamente anche il clinico qualora si trovi di fronte ad un paziente con febbre alta, dolori muscolari, classici sintomi di un'influenza, ma che non siamo in grado di dirimere in questa situazione in cui circola tantissimo anche il coronavirus, se questi sintomi siano imputabili all'uno o all'altro virus. D'altro canto aiutiamo anche il paziente stesso perché se viene, viene sottoposto ad un'indagine per solo coronavirus e risulta negativo, può essere che il medico lo rimandi a fare un'ulteriore indagine diagnostica, in questo caso per la ricerca del virus influenzale.